Nella nona giornata del campionato di categoria, l'under 16 di Gabriele Bonaccini affronta in trasferta l'Atalanta in uno scontro al vertice della classifica. La prima occasione è di marca interista con Gnonto che scappa via a testa sulla sinistra e mette in mezzo un tiro cross insidioso su cui però è bravo Sassi. Prova subito a rispondere l'Atalanta con la splendida azione di Grassi, elegante. Poi il terzino mette in mezzo un cross per la corrente De Nipoti. Bravissimo però Perucchetti a disturbare l'attaccante Robico, a sventare il pericolo. Inter che torna a farsi vedere in avanti da fermo con il mancino velenoso di Peschetola. Sassi questa volta rischia di farsi sfuggire il pallone, ma alla fine con qualche brivido fa sua la sfera. Bergamaschi molto attivi sulla fascia sinistra. Ancora Grassi con un bel cross, ma né Rosa né De Nipoti arrivano all'appuntamento con la deviazione decisiva. Atalanta che insiste ancora in contropiede, sempre con De Nipoti, che lancia Rosa in campo aperto, che resiste di fisico a Cepele e poi spara da posizione angolata un missile su cui Priori si fa trovare pronto. La palla rimane al limite dell'area, ma Zuccon non riesce a girare verso la porta interista. Periodo di gara questo nettamente favorevole ai padroni di casa, con Cepele che incespica sul pallone, perde una sfera sanguinosa. De Nipoti scappa in campo aperto e serve Rosa, che solo davanti a Priori viene fermato dall'intervento miracoloso di Zanotti a due passi dalla porta interista. Finisce così il primo tempo sullo 0-0, ripresa che inizia con l'Inter nuovamente in avanti. Politi serve Gnonto che si gira bene e di sinistro sfiora il palo lontano con Sassi, che avrebbe potuto solo guardare la sfera entrare sul palo lontano. Nell'Atalanta è sempre Rosa uno dei più attivi, tiro cross a cercare il neo entrato Caia, ma Priori è attento e ci mette la manona. Cambi anche per l'Inter di Bonaccini con Cappadonna che prova il colpo di testa, questa volta però facile e centrale per Sassi. Per i meneghini dentro anche Ballavio che raccoglie il bel cross di Zanotti e prova il destro respinto a pochi passi dalla porta orobica. La percussione poi di Cappadonna non ha fortuna e Atalanta che si salva anche in questo caso. È l'ultima azione del match che finisce 0-0, una partita molto tattica ma con tante occasioni da una parte e dall'altra. Un pareggio che comunque fa contenta l'Inter e consente ai nerazzurri di mantenere la vetta in classifica con 2 punti di vantaggio sul Milan e 3 proprio sull'Atalanta. Nona giornata di campionato per l'Under 15 di Paolo Annoni, che a Zingoni affronta l'Atalanta per continuare il periodo positivo. Sono gli orobici però a partire subito in pressione con Stabile, è però bravo Cugola a coprire con intelligenza l'uscita di Brian Bonucci che fa suo il pallone. È l'Inter però al 13° a concretizzare, azione meravigliosa di Sar che si porta a spasso l'intera difesa bergamasca e allarga per Curatolo che entra in area di rigore e in diagonale fa secco il portiere dell'Atalanta. Diagonale preciso e potente, 1-0 Inter. Quinto gol in campionato per Dennis Curatolo, ma grandissima l'azione di Sar, poi bravissimo Curatolo a metterla in buca d'angolo sul palo lontano. Atalanta che non ci sta e si riversa in avanti con Lo Giudice che salta secco Pelamatti e poi appoggia all'indietro per la corrente Biral che però strozza troppo il sinistro e non impensierisce Bonucci. Ancora una volta però l'Inter a fare centro al 24°, Buonavita batte velocemente una punizione e serve Motti che dalla distanza lascia partire un destro potente e preciso che Bertini può solo sfiorare. Primo gol in campionato per Motti e raddoppio Inter al minuto 24. È un gioiello quello del centrocampista nerazzurro che dalla distanza osserva la porta e la mette lì, proprio all'incrocio dei pali, dove Bertini può solo sfiorare. Primo tempo che finisce quindi 2-0 per l'Inter di Annoni e in apertura di ripresa l'Atalanta si riversa però con rabbia in avanti alla ricerca del gol per dimezzare lo svantaggio. Lo trova poi su calcio d'angolo con una bella girata di Lo Giudice che da pochi passi trafigge Bonucci e riapre il match. Incolpevole qui il portiere interista, troppo ravvicinato il tocco del numero 7 dell'Atalanta che di rabbia scuote i suoi compagni. Rivediamo su calcio d'angolo, Lo Giudice con una bella girata trafigge Bonucci. Orobici che quindi prendono coraggio e sfiorano anche il 2-2 poco dopo con Dur che dopo un'azione caparbia sfiora il palo lontano con un diagonale mancino che Bonucci può solo osservare. Inter che deve soffrire anche poco dopo con il tiro cross di Vitucci che per pochi centimetri non trova la deviazione di Stabile a porta vuota sul secondo palo. Anche qui brivido per la difesa dell'Inter, Stabile che poco dopo anche l'ultima occasione del match in rovesciata. Bello il gesto atletico del centravanti dell'Atalanta ma poco potente e precisa la rovesciata
nessun problema per Bonucci. Finisce quindi 2-1 per l'Inter, che raccoglie il secondo successo consecutivo in campionato e sale a quota 13 punti in classifica.